bella, bella signora. Sera? Lascia, le offro la corsa. Ma dai. Ma insisto, la prego. Vede, guido questo pullman da quando avevo circa 20 anni. Oh, da quanto? E sto incominciando a pensare alla pensione. Mia moglie è mancata 5 anni fa. E non saprei cosa fare io nel tempo libero se la smettessi di lavorare. Domani sera sarebbe proprio il mio giorno di libertà. Vorrebbe venire con me al ballo dei veterani. Caro, ho già un nonno nella mia vita. E gestirne due proprio non riesco. Il pannolone. Oh. Mi scusi se l'ho rimorchiata. Oh, ma si figuri, ne sono lusingata. Fantastico. Buonasera signorina. Buonasera. Lascia, le offro la corsa. Ma ancora? Ma insisto, dai. Insisto anch'io. Vede, guido questa linea da quando avevo circa 20 anni. Troppi. E sto incominciando a pensare alla pensione. È quello che penso anch'io. Ma io nel mio tempo libero non saprei cosa fare. Magari una bella crociera. Senta, giovedì sarebbe il mio giorno di libertà. Vorrebbe venire con me alla cena dei veterani. Oh, caro. Mangeremo e balleremo insieme. Probabilmente suoneremo la stessa nota. Eh? Sotto sotto noi abbiamo le stesse tubature. Non faremo una bella coppia. Proprio non la capisco. Sono un uomo. Oh! Un uomo lei? Sì, caro. Beh, devo dire che ci sono proprio cascato in pieno. Ma lo fa di professione. Oh no, caro. Sono frutto del fai da te. Beh, io in un concorso le avrei dato senz'altro il primo premio. Ci sono cascato pienamente. Ma io insisto a dire che lei è una donna veramente meravigliosa. Oh, grazie, caro. E mi raccomando, tenga duro. Tenterò.